l'arte contemporanea viene accolta dai musei archeologici. Succede molto spesso in tutto il mondo, anche in Italia. È molto più raro che l'arte classica venga accolta in un museo di arte contemporanea. Forse, anzi, in questa dimensione non è successo mai. Allora, qui si tratta di... Abbiamo, per così dire, capovolto le regole del gioco, rovesciato la frittata. Ma la vera domanda è: perché un gesto politico rispetto all'arte classica? Ma l'arte classica, questa cosa un po' polverosa che ci siamo portati dietro dalle aule delle scuole, ha un significato politico? Il classico ha davvero a che fare con la politica? Io, la mia risposta è sì. Tanto per cominciare, ricordiamoci che la stessa parola politica è una parola che viene dal greco, che è una parola classica, politiche è un aggettivo in greco, non indica un mestiere, come poi è diventato. Indica invece l'arte, politiche tecne sarebbe l'aggettivo, l'arte dei cittadini di colloquiare fra loro. Politica dovrebbe essere, in primo luogo, il dialogo fra cittadini dentro la polis, cioè dentro la comunità. Questo è la politica. Allora, nella Grecia antica l'arte ha un valore politico. L'arte greca antica non è, come noi spesso crediamo per un pregiudizio molto sbagliato, il frutto di grandi geni che improvvisamente ricevono l'ispirazione dal cielo e fanno delle creazioni autonome, indipendenti e personali. Certo, c'erano i grandi geni, certo, erano ispirati, certo, creavano delle opere molto belle, ma lo facevano come cittadini. Lo facevano all'interno di un discorso per la comunità, con la comunità, condividendo valori comuni. Nulla di più politico dell'arte greca. L'arte greca è un'arte politica, in quanto espressione di valori comuni, in quanto corale, come il coro delle tragedie greche, in cui voi vedete sulla scena 15 persone che dicono io, lo dicono in coro. Lo dicevano in coro nella tragedia greca, lo dicevano cantando, perché la tragedia greca era cantata e perché Euripide, Eschilo, Sofocle scrivevano anche la musica, oltre che le parole. Dicevano io in coro perché rappresentavano la città. Così l'artista greco rappresenta la città quando crea le sue opere. Politico fu il significato dell'arte anche a Roma, perché nella Roma antica, quando tutte queste copie di cui qui abbiamo una piccola selezione, quando i romani si riempivano le case di copie, lo facevano per... È l'espressione di uno studioso inglese, vivere alla greca per essere romani. Per essere veramente romani bisognava vivere alla greca, cioè c'era un'assimilazione della cultura che aveva un profondo significato politico. Nel Rinascimento che cosa succede? Dopo 1000 anni che le sculture antiche erano abbandonate nelle rovine, si riscopre il significato di quest'arte. L'arte antica viene vissuta come rinascimento, come restituzione alla comunità. Non è vero che l'arte antica fu collezionata per la sua bellezza. I primi collezionisti la collezionarono perché volevano, appropriandosi dell'arte antica, volevano affermare che si sentivano in continuità con la civiltà del mondo antico. Anche nel mondo più recente a noi, nell'Otto, nel Novecento, l'arte antica ha avuto un significato politico, un significato politico di significato dubbio. Ci siamo convinti, noi europei, ci siamo convinti che l'arte greca e romana ci desse un diritto di primogenitura fra le civiltà del mondo. Ci siamo convinti che il fatto di avere la culla nella Grecia classica ci desse il diritto di colonizzare il mondo. Ci siamo convinti di una visione eurocentrica del mondo ci ha dato degli alibi, ci ha dato delle giustificazioni che non sono storicamente fondate. L'abbiamo contemporaneamente, come dire, iconizzata, semplificata, banalizzata e ne abbiamo fatto una bandiera per affermare la nostra priorità. Nel momento postcoloniale questo ha giocato contro l'arte classica. Oggi l'arte classica può essere soltanto il teatro della diversità, un'educazione alla diversità, conoscere l'arte classica nella sua diversità per poterla usare come una palestra in cui noi, muovendosi tra quello che riconosciamo e quello che non riconosciamo, ci alleniamo alla diversità, alla grande diversità del mondo. Perciò queste nostre mostre vogliono sfidare alcuni pregiudizi. Il pregiudizio della unicità dell'opera d'arte. L'arte classica non è una sfilata di supremi capolavori. L'arte classica è soprattutto un'arte seriale, un'arte costruita da cittadini per cittadini secondo tipologie ripetibili. È un'arte di multipli, di ripetizione, in cui la qualità e la bellezza non contrasta con la ripetitività.
L'arte classica è un'arte in cui la purezza delle, la pretesa purezza delle forme, il biancore immacolato del marmo, questo bronzo che risalta nella sua patina secolare, vanno sfidati. Bisogna ricordarsi che i bronzi erano colorati, che i marmi erano colorati. E allora ecco perché noi abbiamo costruito questa mostra. Il risultato lo avete visto o lo vedrete, e non sarebbe stato possibile senza il generoso impegno della Fondazione Prada, che vorrei veramente ringraziare. Qui è un caso, come vediamo non solo in questa mostra, ma in tutto questo luogo, compreso il cinema in cui siamo, è un caso di vera filantropia, di quella filantropia che è indirizzata verso la comunità e che non è indirizzata verso il profitto di chi la fa, ma verso il dono, verso la comunità, come dovrebbe essere. Anche questo è un gesto politico. E vorrei ringraziare anche insieme i co-curatori di questa mostra, Anna Anguissola, della mostra di Venezia, Davide Gasparotto, Lucia Franchi, che ci ha aiutato in tutto, Germano Celant, che ci ha seguito fin dal principio, l'architettura di Rem Koolhaas e di Oma ci ha accompagnato, e abbiamo creato anche la mostra in un continuo dialogo con loro, con Michael Rock e 2x4, che hanno creato una particolarmente interessante forma grafica. Lo staff, il meraviglioso staff della Fondazione Prada è stato molto importante nell'allestimento di questa mostra. La storia la vedrete meglio lì. Vorrei in due parole soltanto dire che abbiamo cercato di mostrare come l'arte greca, come la vediamo noi oggi, sia soprattutto un'assenza, qualcosa che non c'è. Abbiamo messo nella prima vetrina, ed è la sola cosa che vorrei descrivere in dettaglio, nella prima vetrina della mostra, voi vedrete qualcosa che sembra un po', come posso dire, la macelleria dell'arte antica. Vedrete 28 frammenti di bronzo piccoli, dita, piedi, mani, nasi, genitali, orecchie, occhi. A Olimpia c'erano 3.000 statue di bronzo e quel che è rimasto è questo. Non abbiamo portato tutti i frammenti di Olimpia, che sono 400 e poco più, abbiamo portato una trentina per farvi vedere che cosa abbiamo perso. Quello che abbiamo perso ci induce a guardare con molta attenzione alle copie che ce ne hanno conservato il ricordo, ci induce anche a pensare che quello che noi abbiamo dell'arte antica è anche il risultato di un processo di ricostruzione, questo di ricostruzione che nasce anche dalla scienza archeologica e dalla sua capacità immaginativa. Dell'arte greca non abbiamo voluto non esaltare la bellezza, che non ha bisogno che nessuno ne parli, perché risalta da sola. Abbiamo voluto invece mostrare il significato narrativo, abbiamo voluto fare, ognuna di queste statue racconta una storia. La storia per esempio dell'ultimo pezzo di questa mostra, l'altra sola cosa di cui vi parlerò, la storia di Penelope. Penelope, fedele moglie che aspetta Ulisse lontano, Ulisse che non torna mai da questa guerra infinita, da questo suo infinito peregrinare, e Penelope che è rappresentata dolente così. Conoscevamo delle copie di queste statue, di questa Penelope, e sulla base delle copie gli archeologi si erano accorti che erano copie di una statua greca del V secolo a.C., probabilmente ateniese, il massimo momento della classicità. Niente di strano, anche del Discobolo abbiamo le copie, l'originale non c'è, anche di tante altre statue abbiamo la copia senza originale, ma in questo caso l'originale è venuto fuori, ed è venuto fuori dove non ce l'aspettavamo, è venuto fuori a Persepoli, in Iran, da scavi inglesi nel 1945. Ma l'originale era sepolto lì da 500 anni quando le copie furono fatte, perché era stato Alessandro Magno, un greco, i greci avrebbero detto un macedone, a seppellirlo nell'incendio del palazzo di Persepoli. Allora, com'è possibile che delle copie siano state fatte da un originale che da 500 anni non si poteva vedere più? C'è una sola spiegazione. Nel 450 a.C. gli originali erano due. Il multiplo non è un'invenzione della modernità, anche i greci facevano multipli. Allora, attraverso piccole storie come queste, attraverso la insistenza sull'originale assente, vedrete, o avete già visto, delle lastre di bronzo in cui c'è una specie di fantasma del Doriforum, il fantasma del Discobolo, il fantasma delle Veneri,
fantasmi con sotto poche righe che ricordano le fonti che ne parlano. L'originale che manca, le copie che lo conservano, gli archeologi che ci riflettono sopra. Un bronzo di Riace rifatto e coloratissimo, in modo tale che a molti non piacerà. Bene, se non ci piace, perché è un modo per pensare. Allora, noi la speranza di questa mostra è di far vedere che l'arte contemporanea ha nell'arte antica uno specchio fedele e che rispecchiandosi l'una nell'altra ci aiutano a capire quella complessa macchina che è il mondo. Grazie.